partiti. Chasse K mette qualcosa avanti a Clickbait che prova la difesa. Pietro mette mezzo cavallo davanti, si difende Clickbait all'imbocco della prima piegata. Chasse K che le prova tutte, Clickbait che si difende a metà della prima piegata, Clickbait che mantiene la posizione all'interno di Chasse K che ci ha provato ma non c'è riuscita. Ne è venuto fuori però 13.8 per il lancio da 1.9 al chilometro. Si adegua in seconda posizione Pietro Gubellini che cerca di risparmiare ora un po' di energie, le risparmia anche Roberto Vecchione che riprende in mano Clickbait. E ora l'andatura è da race off, è tattica, i due si guardano in faccia, ovviamente Clickbait ha il vantaggio tattico di essere al comando. Chasse K dovrà decidere quando provare a sferrare l'attacco. 600 metri in 45,7, frazione lentissima in 16,8. Passaggio davanti alle tribune con Clickbait che guida nella sua scia, rimane Chasse K, si va piano qui un altro paletto da treno o poco più, 32,6 per la seconda frazione di gara. Clickbait in vantaggio, Chasse K che non si scosta di un millimetro, inizia a spostare Pietro Gubellini quando siamo al chilometro passato in 1:17,5, c'è l'attacco da parte di Chasse K, si alza il volume del Savio, Chasse K ci prova, Clickbait che accelera con decisione, Chasse K che prova a metterlo sotto pressione, la retta di là in 13,4, parziale micidiale, Clickbait ha cambiato marcia, Chasse K ha dato il parziale ed è rimasta lì, Clickbait che ora prova a staccare nei confronti di Chasse K quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo a 200 dalla conclusione. Clickbait ha respinto anche il secondo a fondo di Chasse K che ci riprova, Clickbait è in vantaggio, Chasse K al terzo parziale ci prova, Clickbait in vantaggio, Chasse all'attacco, Clickbait e Chasse K, Clickbait vince il campionato europeo 27-4 ad arrivare 1:13,5 Roberto Vecchione.